E cari amici di Studio 90 Italia, siamo qui con il grandissimo Irama. Quindi ragazze, già scalpitano, io lo so. Benvenuto a Studio 90 Italia e grazie. Complimenti la ragazza con il cuore di latta. Un brano che davvero tocca il cuore in tutti i sensi. L'hai ascoltato? Ancora no, però ancora aspetto no. Di ascoltarlo e ho letto il testo e mi è piaciuto davvero grazie, molto. Davvero grazie. Complimenti perché tocca davvero l'animo e il cuore. Mi racconti di questa storia? È una canzone a cui tengo molto. È una canzone che racconta di... diciamo questa storia un po' travagliata di questa ragazza che si chiama dal nome Linda. La scrissi in Salento, incontrai questa ragazza bellissima con il pacemaker e da qui nasce un po' questa metafora tra il cuore di latta, un cuore strappato dalla vita e un cuore artificiale, no? Diciamo che la canzone si divide in più punti, in più momenti. Sicuramente è un aspetto che purtroppo secondo me riguarderà anche tante donne e spero niente, rispecchiandosi trovino qualcosa anche di positivo, trovino anche la forza in qualcosa, magari in un messaggio, in qualcosa. La forza per affrontare sicuramente dei momenti importanti come questi. Momenti difficili che però nella canzone per esempio si conclude con un inno alla vita, un qualcosa di positivo. E per Irama invece questo Festival di Sanremo cosa significa? Sanremo significa istituzione, significa una responsabilità, significa che ho preso una scelta, quella di presentarmi. Poi il direttore artistico ho avuto l'onore di essere scelto tra i selezionati, però ho avuto la scelta, diciamo, la voglia anche di presentarmi con questa canzone, nonostante in senso positivo sono andato comunque contro un po' tutte le persone che avevo intorno. Dico positivo perché non è stata una cosa forzata, antipatica, è stata una scelta mia che ho voluto affrontare. Ho voluto portare questa canzone, ho voluto portare questo discorso sul palco di Sanremo e speriamo arrivi quello che dico. Hai paura di qualcosa? Belle le tue piume, Tuo onore. Grazie. Ho paura di qualcosa, nel senso sul palco dici? Sì, ma la paura è certo che c'è, però la paura è anche quella cosa che ti dà energia, ti dà grinta, secondo me, ti fa scattare nel momento del bisogno. Ecco, paradossalmente quando non ho paura sono i momenti che affronto in maniera peggiore, quando sono troppo tranquillo. A volte infatti prendo delle bidonate in testa quando sono troppo tranquillo che poi mi accorgo forse è bene aver paura e poi mi raddrizzo. Io ti ringrazio, aspettiamo anche l'album, a breve uscirà anche quest'album e aspettiamo di vedere Irama. Incrociamo, dai, spero vi piaccia il disco. Perché Sanremo è Sanremo.